Eccoci dal parcheggio Stadium. Qua potete vedere questo gioiellino che ci accompagna quotidianamente. Ora ci saranno tantissimi impegni. C'è un campionato da vivere con il cuore in gola, c'è un'Europa League da onorare nel migliore dei modi e una Coppa Italia da provare a vincere. È andata in scena qua alle mie spalle la prima conferenza stampa oggi del 2023. Ha parlato Max Allegri alla vigilia di Cremonese-Juventus, appuntamento domani alle 18:30 allo Zini. Partita da non sottovalutare, ha sottolineato Allegri, ha anche tirato fuori qualche statistica, basti pensare che la Cremonese e, se non erro, la quinta squadra del campionato italiano a calciare in porta, quindi è una squadra che difende molto alta, con i suoi limiti, perché ha tanti giocatori probabilmente non di massima categoria, ma Alvini sappiamo perfettamente come sia un allenatore bravo a plasmare il materiale a disposizione, soprattutto è un tecnico che predilige il calcio organizzato. D'altra parte, io sono un malato anche di Serie B, ho visto tante partite anche del Perugia di Alvini nella passata stagione ed è sicuramente un tecnico innanzitutto che ha fatto un percorso meritocratico, dal nulla si è costruito e ora giustamente è in Serie A. Veniamo alle cose di Juventus, veniamo alle tematiche che poi ci interessano, ai titoli che ci ha regalato Max Allegri. Capitolo Paul Pogba. Io vi avevo raccontato che ci sarebbe voluto almeno un mese per rivederlo in gruppo, in campo anche. Questo ve l'ho detto più o meno 2 settimane fa. Oggi Allegri ci ha spiegato come ci vogliono 15-20 giorni per rivederlo in gruppo, se tutto procederà nel migliore dei modi. Il ginocchio non dà noie, non dà fastidi. Questo è un aspetto estremamente importante, estremamente importante. E quindi secondo me, primi di febbraio, se seguiamo questa tabella di marcia, si va in quella direzione. Chi pensava che così Pogba, sfruttando la pausa mondiale, si ritrovasse al 100% subito nel 2023 calcistico, evidentemente non aveva ben compreso come stesse e soprattutto il danno che si è autocreato Pogba con le terapie conservative. Perché se Pogba si fosse operato subito, magari, o ben più di magari, anche lui avrebbe preso parte alla competizione mondiale e al tempo stesso avrebbe fornito un contributo utile alla causa con la Juventus. Invece, con una sola mossa, Pogba ha perso tutta la prima parte di stagione con la Juve e il mondiale. Comunque, 15-20 giorni e tornerà in gruppo se arriveranno ulteriori buone notizie da questo ginocchio che per il momento, come ha sottolineato Allegri, sta dando buone risposte. Chiesa, come da programma, partirà con la squadra per Cremona, ovviamente andrà in panchina, ma a mia precisa domanda Allegri ha risposto: è pronto per un segmento di gara. E questo è sicuramente importante, considerando da davanti come la coperta sia un po' corta, perché ok, c'è Ken, ok, c'è Milik, ok, probabilmente ci sarà Di Maria. Vediamo se Allegri deciderà di portare gli argentini a Cremona per una questione soprattutto di rosa, considerando le 5 defezioni. Però avere un cambio come Chiesa sposta decisamente gli equilibri. E quindi anche qua vediamo quanto giocherà, ma sicuramente sarà della trasferta in casa della Cremonese. Vlahovic, anche questo argomento è stato affrontato oggi in conferenza. Allegri ha detto: le cose vanno meglio, speriamo di recuperarlo nel minor tempo possibile. Non abbiamo una data, se su Pogba sappiamo che sono di 15-20 giorni, su Vlahovic siamo ancora al punto interrogativo. Di certo, secondo me, è stato molto interessante il passaggio praticamente finale della conferenza di Allegri, quando lui ha dichiarato punto entro la fine del mese a recuperare tutti. Questa sarebbe, ragazzi, una notizia grandiosa, soprattutto per una squadra che ha dato tantissimo in termini di infortuni e proprio complici KO, poi è rimasta pesantemente condizionata questa squadra nella prima parte di stagione. Quindi, se entro fine mese dovessero rientrare tutti, tocchiamo ferro, ma significherebbe quindi essere finalmente sintonizzati sulle giuste frequenze e su poter poi estrapolare in migliori modi il potenziale di questa squadra. Per il resto, non ci sono altri temi. Allegri si è smarcato dalle domande sul mercato, gli è stato chiesto: ma come si fa a convincere Rabiot a rimanere, a rinnovare il contratto?
E Allegri ha risposto: ora è inutile parlare di mercato, dobbiamo rimanere concentrati sul campo. Quindi Allegri è sempre solito non addentrarsi nelle tematiche di mercato in questo periodo, nel senso quando ci sono le varie sessioni aperte, e credo che sia anche giusto modo poi per tenere su di corda tutta la squadra, perché scuse non ce ne sono. Questa rosa è nelle condizioni di poter provare a fare una bella rimonta in campionato, è nelle condizioni di poter fare più strada possibile in Europa League, è nelle condizioni di poter tentare di vincere la Coppa Italia. D'altra parte Allegri ha anche fatto capire come i veri rinforzi del mercato invernale siano Pogba, Chiesa, Di Maria, ed è così, perché noi di Pogba del 2.0 non abbiamo visto niente, Di Maria abbiamo visto poche partite, quando ha giocato ha fatto discretamente la differenza, e Chiesa era entrato solo nelle battute finali del 2022 per perfezionare la condizione e per quindi farsi trovare pronto ad alzare il ritmo e quindi il rendimento in questo nuovo anno. So che queste sembrano frasi fatte, no? Che un allenatore ama ripetere, anche forse per autoconvincersi un pochettino, ma è la realtà dei fatti. Cioè, sono tutti giocatori che nella prima parte di stagione non hanno inciso per X motivi. Probabile formazione: il grande enigma è quello sulla destra, perché là può giocare Weston McKennie, scalpitano i rampanti, quindi i Barbieri. Può giocare, ed è stato provato anche in allenamento, a che? E quindi vediamo dopo l'allenamento di oggi su chi ricadrà questa scelta. Per il resto i brasiliani stanno bene, quindi là dietro vedremo loro. Szczęsny si è allenato in gruppo già da ieri. A centrocampo regna praticamente l'abbondanza, e soprattutto sono curioso di vedere anche il tipo di apporto che proporrà il grande ex della giornata, Niccolò Fagioli, che proprio a Cremona è stato protagonista della splendida cavalcata che è culminata nella promozione in Serie A. Proprio a Cremona è stato eletto miglior giovane della Serie B, e Fagioli ha alzato decisamente i decibel con la Juventus, dal gol con il Lecce al gol con l'Inter, ottime prestazioni qua e là. Un giocatore che si è preso la Juventus a livello proprio qualitativo, e la qualità fa sempre la differenza. Insomma, diciamo che a livello di infermeria qualche buona indicazione c'è stata, attenendoci alla mera cronaca, però a Cremona non partiranno Vlahovic, non ci sarà Bonucci, non ci sarà Juan Cuadrado, non ci sarà Mattia De Sciglio, ovviamente Pogba, e più gli argentini dobbiamo considerare che hanno fatto due mezzi allenamenti con il gruppo, con la squadra, e quindi se andranno a Cremona sarà soprattutto per rendere un po' più corposa la panchina. Allegri ha detto che li ha ritrovati, anche riferendosi a Di Maria, discretamente bene, ha parlato con lui, che hanno fatto bene a godersi tutti i giorni di vacanza a loro disposizione, perché testuale di Allegri, non è vincere un mondiale non capita tutti gli anni, e poi hanno osservato un programma di 7 giorni individuali in Argentina che hanno rispettato. Questa è la vigilia di Cremonese Juventus, monitorate gol.com, monitorate i miei social per la probabile formazione, se già non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e lasciate un bel like a questo video, grazie!